Oh, cavolo. Ok, ok, basta. Ah, avete vinto voi. Ci siete riusciti. Allora, per placare la vostra ira, adesso ho creato le magliette di Minecraft Hardcore. Così, per un attimo, potete godervi quelle mentre io preparerò la terza stagione e l'ultima puntata. Quindi, se andate in questo shop, nella descrizione abbiamo finalmente queste magliette fatte da mio fratello. L'ha creata lui, quindi lo ringrazio, il mio schiavo giapponese. Sono contento che le abbia fatte perché veramente è venuto un bel lavoro. Quindi, se vi interessa, potete già comprarle. Chiusa questa parentesi, benvenuti su Little Nightmares, che è un misto tra Limbo e Inside, e mi ricorda anche un po' il film Coraline. Perciò adesso non indugio oltre e inizio questa partita, perché il gioco è interessante, mi ha già preso, ho visto qualche trailer, qualche video, ma non me lo sono spoilerato e niente. Ci vuole un'altra serie, tipo one shot, una cosa del genere, magari con una storia, qualcosa da portare avanti. Quindi io spero che vi aggrada e o vi gradisca o vi aggredisca. Ok, per il resto... Oi 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 oi, io odio il buio, è tutto buio e c'è qualcosa. Nel buio ci sono gli incubi. Non possiamo farci niente. Oh, oh no. Oh no. Oh no. Oh, santa mano, sempre i soliti incubi. Ti credo, se vivi in una valigia non puoi aspettarti altro dalla tua misera vita. Cappuccetto giallo, tutti quanti! Mi presento, sono Cappuccetto giallo al vostro servizio. Chi lo sa, magari in questo gioco c'è anche Cappuccetto rosso. Aiuto i barattoli, una barbona! Magari è l'antagonista, il nemico finale, Cappuccetto rosso, lo so, lo so. Cappuccetto rosso, quella trota che è scappata con il lupo. Oh! E ci sono anche i sette nani! O i quattro, perché alcuni saranno morti. Sì, saranno inciampati e avranno sbattuto la testa. Perché è talmente buio che... Aspettate, avevo letto che mi pare con... Oh, sì! Con F abbiamo l'accendino! Oh, boy! Oh, boy! Bene, 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 bene. Qualcosa mi dice che non dura all'infinito. Le gioie non possono durare per sempre, giusto? È la regola. È la regola di Murphy. Quindi che faccio io? Ah, ok, posso aprire. Perfetto. Porca paletta, ispira fiducia fino a qui. Sono dentro al tunnel. Na 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 na. Comunque mi sta piacendo lo stile. Molto molto gommosa la grafica. Molto molto... Oh, strano che quella scia d'acqua non abbia spento il mio accendino. Mi aspettavo qualcosa del genere. Wow. Oh. Dove siamo? Ma siamo in una nave, sembra. E queste scale qui non è che crollano, vero? Mi dà l'aria di un posto molto sicuro e sicuramente non abbandonato, che urla a gran voce: sei salvo? Giusto? Ok, no, non mi sta piacendo la storia più che altro. Chi sei tu? Chi sei tu? Oh no, queste bambole degli dei giapponesi. Lo so, lo so, lo so che appena mi giro tu mi vuoi mangiare. Ehi, ehi, signorina? Oh no, l'ho buttata giù. Ma sbaglio, era quella del sogno? Mi ricorda quella del sogno. Oh, io la sparo così, la teoria. Non è che magari era nostra madre, qualcosa che con la madre ti ha abbandonato? Giuro che non me lo sono spoilerato. È una mia teoria adesso. Magari tipo nostra madre ci ha abbandonato, dato che eravamo in una valigia. Se è così, sono troppo intelligente. Ma ogni volta che tento di indovinare non ce la faccio mai, quindi probabilmente non sarà così. Però non ditemelo nei commenti. Non spoiler, please. A chi spoiler a ban istantaneo. Ok, altri letti. Cavolo, però, ora che mi accorgo, sono veramente giganti gli ambienti. Come mai sono così piccola? Sono una nana anch'io? Sono l'ottava nana? I nani mi hanno lasciato? Mi hanno detto: oh, noi nani abbiamo solo la barba. E le nane vengono lasciate via dal popolo. Che devo fare qua? Ah, ok, devo appendermi così. Cola. Ok, ok. Guarda che bello. Però la natura mi sta aiutando. Oh, perché? Ci servirà, ragazzi. Qualcosa mi dice che questa carta igienica ci servirà. Sicuro. Oh! Oh! Cavolo, 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 cavolo. Non mi ero accorto di questa brutta cosa. È tristissima, sta piangendo lei. Come mai ha pianto? Chi è quest'uomo? Chi è costui? E questa porta ha un occhio! Ehi,
Hai bisogno di una ciabatta, signorino? Oh. Aspetta, questa sedia, magari se tolgo la sedia. Ah, posso aiutarmi, è vero, la sedia. Posso aiutarmi con la sedia per raggiungere la maniglia. Era questo il problema fin dal principio. Ah, un puzzle, capo intelligente, ha già risolto il primo puzzle. Oh, sono un genio talvolta, ragazzi. Talvolta, però. Non sempre, ma talvolta. Ok, ci siamo. Sì! Bello! Aiuto! Ah, sono troppo... Ho paura di morire se mollo. Ah, ok, ok. No, non era così alto. È che quando sei nana non capisci bene le dimensioni. Oh, oh, oh! Cos'è? Cos'è? Extra sensazione. No, 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 no. Scusatemi. Sto cercando di ambientarmi. Giusto? Sembra petrolio. Perché c'è... Oh! Signor Frigo! Ho capito che siamo poveri. Ah, lo puoi usare come scala! Ok! Wow! Questo gioco è geniale! Oh, mi piace. Sta piacendo. Però adesso dove andiamo, ragazzi? Ditemelo voi. Cos'è quello? Ah! Ah! Si sta avvicinando! Si sta avvicinando, cavolo! Volevi! Spento! Dannato esserino nero, il polipo. Sembrava un polipo, un kraken. Perché... in questa nave non sai cos'è. Rimane! Oh, ok, corri! No! Perché poi è buio ovunque, non so dove metto i piedi. Ok, probabilmente devo appendermi qua. Ne ho già tutti, vi do fuochi alla sedia elettrica per voi. Ok, ok, in teoria ce l'ho fatta. Devo correre. Io non mi fermo un secondo perché so che magari questi sono meccanismi a tempo. Ve l'ho detto che erano meccanismi. Ho giocato anni e strani ai Prince of Persia. Tutti uguali. Tutti che si prendono spunto a vicenda. Sti luri di giochi. Ma spacco tutto, spacco bottiglie, ammazzo famiglia, distruggo caviglia. Ok. Ok. Nano. Ti ho visto. Ah, porca vacca. Cos'è successo adesso? No. Lasciatemi stare! Ah! Maledetti! Maledette tutti! Corre! Corre! Ma è pieno! Devo saltare! Qua c'è la porta! Vai! Sì! Cavolo! Sì! Oh! Mamma mia, che spavento! Il mio cuore non può reggere cose del genere! Mi do fuoco a tutti! Oh, cavolo! Ho rischiato grosso qua! Accendiamo. Accendisi. Oggi scusatemi, non sono nel mood giusto. Ok, questi posso usarli come scala. E questo è bello. Ah, l'altro nano, porco cane. Quanto vorrei catturarne uno e metterlo tipo dentro un barattolo e spiarlo come uno scienziato pazzo. Questo sono strani desideri. Scusatemi. Non preoccupatevi per la mia sanità mentale. Ci penserò già io, tranquilli. Don't worry. Io sto bene, forse. No, non sto bene. Stanno succedendo cose brutte nel buio, ve l'ho detto. Sento strani urli di feti. Che sicuramente e altamente allarme feto. Allarme fetus. Ah, ullala, cosa ho fatto? Non lo so, sono al buio. Sono vivo. Cioè, generalmente Limbo e gli altri mi erano piaciuti, ma non così tanto. Questo invece mi sta garbando. Sarà la grafica. Sarà quel Unreal Engine 4. Lala, cosa abbiamo qua? Ma guarda. Oh! Hai visto che se vogliamo possiamo mettere un po' di luce? No! Non lo sapevo! Meccanismo a tempo! Porca vacca! Ah, tieni premuto shift per scattare. Allora vai. Se! Oh! Ah, baby! Credevate di far fuori cappuccetto giallo? Giallo pipiscio? Avete sbagliato, donnina. Oh, un altro nano. Porca vacca, prima o poi li catturo. Vi catturo! Magari questa è la loro tana. Ehi! Nanette! Ehi! Dove vivono? Dove sono? Cosa vogliono dalla mia vita? Ho già i miei problemi.
Qualcosa sta per succedere. Io lo so. Che cos'è quello? Cos'è? Oh. Mi sta salendo la depressione tanto. Posso salire? Oh, qualcuno è evaso da sta prigione. Furbo me che ci rientro. Furbissima, veramente. Sei una piccola genia del male. Che facciamo qui? Oh, cavolo. Se quel coso là sopra mi pare aveva una gabbia, se ha catturato i nani, catturerà anche me, perché cavolo, con sto cappello a punta, impossibile non confondermi. C'è una porta. Papparino, papaccino? Papà? Io ve lo giuro che se vedo altre cose del genere, mi mangio la carta igienica per morire. Mi soffoco mangiando carta igienica. Ecco perché è qui. È questo, è l'ultima speranza. Se non riesci a proseguire, mangiala e suicidati. A parte che ora vediamo se possiamo magari cucinarla. Non si può mangiare cruda la carta igienica. La tirerò lì e vedrò come va. Porca vacca. Posso guardarmi attorno? Ah. Allora, questo coso... Ah, è collegato alla porta. Perché sicuramente là non posso andare. Proviamo a spingere la porta. Si può chiudere? Si può. La carta igienica è la risposta a tutti i mali. È la migliore amica dell'uomo. Ottimo. Vedete quanto utile è? È però al buio, ma non importa. Ah no, è un meccanismo a tempo. E te pareva, e come faccio? Ah, devo andare per di qua. Cosa ho fatto? C'era una stanza qua e... Non so, ragazzi, mi sono trovato al di là di questa stanza correndo, perché ho dovuto fare una cosa strana. Ma in qualche modo adesso sono per di qua. Non so se mi servirà poi. Ora vediamo. Che devo fare qua? Gabby non apprezza quando non capisce le cose. Santo cielo. I nani. No, mi hanno visto. Mi hanno visto, devo stare al buio. La luce mi fa male. È l'occhio che tutto vede. Dai, corri. Ok, non preoccupatevi per me. No! Porca vacca, lo sapevo che diventavo un sale. Vai. Fregato! Sì! Bene! Cado come 300 ricci in gabbia. O forse no, le gabbie non dovrebbero farmi godere. Andiamo qua, intanto accendiamo questa luce, che secondo me sono dei checkpoint, dei punti molto... Ah sì, esatto, le luci sono anche checkpoint. Qua secondo me posso andare sopra, ma certo. Sono gabbie. E Gabby conosce le sue gabbie. Oh yeah. Oh sì. Oh knows. Adesso dove devo andare? Devo andare qua. Cosa volete dalla mia vita? Devo andare per di qua. Devo andare dentro il buco del mondo. Il buco oscuro. Ma sì. Mi ha chiuso dentro. Mi hanno chiuso. Chi è questo? C'è qualcuno qua. C'è qualcuno qua. Oh, mi sta cercando. Ma è un'ombra? Dove sta andando? Oh, no. Sente l'accendino. Ah, sta uscendo. È uscito. Ottimo. Non so cos'era, ragazzi. Ah, che cavolo nel mondo era quella roba? Pieno di bambini. Shh. La mammina è qui. Dormite. Mamma mia, se potessi dar fuoco a ste case. Oh, ti ho visto, eh? Ti ho visto, maligno. Sei uno sporcaccione. Ok, mamma mia. Sta piccola gobbina di Notre Dame. Che facciamo? Vado sopra la gabbia. E chi si è visto, si è visto. Poi ho l'accendino, mi salto qua. È facile. Per ora il gioco è facile. Ma io lo so che arriverà quel puzzle che, tac, mi farà pentire amaramente di aver giocato questo gioco. Ma è così. A noi piacciono le sfide, dopo tutto. No, questa grata. Mamma mia, lo sapevo che magari
Sono le tipiche grate che ti distruggono la vita. Fanno grattare dentro. Ehi, faccio come la particella di sodio. C'è nessuno? Ma... è l'altro ratto, mamma mia. Prima i ratti, poi i nani. Ma in che famiglia sono? Ma chi mi ha partorito? La fame, la fame. Sapete, mi ricorda la storia della piccola fiammiferaia. Se esiste, non lo so neanche. Mi ricordo storie che non esistono. Ci sono storie che non esistono, ok? Ma mi sembra che esistesse la storia della piccola della piccola vagabonda senza cibo. Questo più che altro. Porca vacca, mi fa pena. E il bello che senti i morsi della fame davanti alla mensa. Questa è una mensa. Mi dai il tuo panino? Ehi, ehi, Giannino? 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 Giannino, dammi il panino, Giannino! Sì, sì. Voglio quello, voglio quello, voglio il panino. Ah! Oh, grazie al cielo. Oh, grazie al cielo. Oh, santo cielo, sì. Cosa ha fatto? Era pane bene? Era pane velenato? Ah, ok. Grazie. 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 Evviva! Fernandella ha avuto il cibo. Fernandella... E l'altra piange. Lei piange perché morirà di fame. Vabbè. Mors tua vita mea. Ich bin sorry. Devo andarmene. Ok. Vecchi scalpestrati. Ce la faremo in qualche modo. Io credo in me nel cuore mio. Io sono Naruto. Anzi, Boruto ormai. Io sono Boruto. Ma questa non è la stessa gabbia che portava il tizio di sopra? Non è che è tutta un'altra prospettiva. Sto facendo la stessa cosa. Mm? No, qualcosa qui non quadra. Ho fatto la stessa cosa che avevo visto dal basso. Posso guardare in basso? No, non posso abbastanza. Comunque qua c'è un altro lager, un altro schwurzel, un altro... Zzz, my friend. Quindi io me ne vado. No, no, no. Non oggi. A parte che non ho fatto niente di buono per ora. Cosa ho creato qua? Cosa posso fare qua? Perché ho portato quella gabbia? Cosa mi serviva? Ah! Forse mi serviva questo? Non lo so. Ma ogni motivo è buono per far divenire un jumpscare un colpo, giusto? Di sopra. E chi si è visto, ragazzi. Chi si è visto. Signor armadio? Devo andare qui. Porca vacca, lo sapevo. Io che volevo lanciarmi là. E c'era la via alternativa. Sempre queste vie alternative. Le odio. Ma non importa. Ora calma. Calma. Calma, calma. Sei una barbona. Ti devi usare solo un accendino per far luce, però. Stai calma. Stai calma. Non hai cibo per andare avanti, ma stai calma. Sì. Cosa vuoi che sia? Cos'è qua, l'Excalibur? Yeah! Un po' di intelligenza basta. Un po' di... cosa che io non ho. Cosa che io non ho. Ora scommetto che devo andare più in alto. Era questo che volevi dirmi, giusto? Ok. Forse no. Vai! Sì! 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 Non tornare indietro. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vai! Sì! Benissimo! Optimus Prime. Sono la best kid in the world. Ah, e qua c'è il generatore, forse per la porta. Ok. Tutto combacia. Fuoco, acqua, 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 acqua. Fuoco. Ah, sono cassetti dopo tutto. Ah, ok, allora. Guardate che easy questa cosa. Mica tanto, aspetta. Ok. No, no. Scherzavo. Se ci arrivo. Vai, sì, 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 allora era così, perfetto, perfetto. Oh, buggando un po' ce l'ho fatta. E ora vai, sì. Cioè, no. Ok. Ok, tutto va bene. 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 Io sto bene. Io vorrei star bene. Accendi qua. Ok. Ehi, è uno dei nani. Abbiamo trovato i nani. Ehi. Settimus! Ah! Ma vai che... dai! No! 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 Non si fa così! Ma... porca vacca! Ci è scappato il nano!
Mi chiudo dentro. Mi chiudo dentro io. E se mi buttassi? Ok, non era una buona idea. E vabbè ragazzi, ho sentito una cosa, però io penso di concludere questo episodio di Little Nightmares qua. Gioco che mi ha preso, devo dire, per ora mi ha preso tanto, mi intriga e non vedo l'ora di andare avanti. Ma fatemi sapere anche la vostra, fatemi sapere un po' nei commenti se volete vedere questo gioco continuato, perché a me piacerebbe portarvi altri episodi di questo gioco. Detto questo io concludo qua, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!